Ciao a tutti, oggi parlerò di un romanzo letto durante le vacanze natalizie dal titolo L'oracolo nascosto di Rick Riordan, fatto nel 2017. Genere fantasy. Allora, inizio parlandovi degli ambienti. Infatti, nella prima parte il libro si ambienta nel centro di New York, quando Paul e Mac cercano Percy Jackson. Nella seconda parte si ambienta nella periferia di New York, nel campo Mezzosangue. In una terza parte il libro si ambienta nella foresta del campo Mezzosangue, in particolare nel bosco di Dodona, mentre nell'ultima parte si ambienta di nuovo nel campo Mezzosangue. Allora, il tempo in cui è ambientata la storia è i giorni nostri. Adesso vi parlerò un po' dei personaggi principali. Lester Papadopoulos, che è il personaggio, che è il protagonista. Apollo, solo sotto forma di uomo. E nella maggior parte del libro è vestito con un polo, paio di jeans, polo verde, sneakers ai piedi. È un adolescente bianco molto orgoglioso. Meg invece è un personaggio principale, l'amica di Lester Papadopoulos che lo salva dall'incontro da dei ladri, che è lunatica, a volte sta felice in compagnia e si gode la vita, mentre altre volte è molto sconsolata e triste. Come terzo e ultimo personaggio c'è Percy Jackson che aiuta Meg e Apollo a tirarsi fuori dai guai. Ha occhi verdi, capelli scuri e pettinati. È un semidio, figlio di Apollo, e per lui gli amici contano più della sua vita. Infatti cerca sempre di salvarli. Adesso per il ritmo delle vicende è lento perché il protagonista pensa e ragiona tanto in tutto il libro. Il narratore è interno, è Lester Papadopoulos. Il libro parla di Apollo che, punito dal padre Zeus, si risveglia in un vicolo di New York nelle sembianze di un umano di nome Lester Papadopoulos. Qui trova Meg, una semidia figlia di Demetra, che lo salva da due teppisti di strada. Loro si avventurano per New York in cerca di Percy Jackson, semidio figlio di Poseidone, che Apollo spera lo porti al campo Mezzosangue. Lì scoprirà di aver perso po il potere degli oracoli e cercherà di salvare l'unica fonte di profezie, il bosco di Dodona. Il libro insegna di non mollare mai, anche quando sembra di non avere speranze. Nella storia viene descritto come Apollo incontrando tantissime difficoltà, come difendere il campo Mezzosangue, sopportare il tradimento da parte di Meg, l'essere umano e non più un dio, riesca sempre a trovare speranza e forza per affrontare i problemi. A me è piaciuto molto perché è una storia coinvolgente, bella e scritta bene. È di facile lettura perché il libro è scritto con frasi brevi e termini semplici. Lo consiglio agli appassionati di epica, in particolare agli dei dell'Olimpo. E personalmente l'episodio che mi ha colpito di più è quello finale, dove sembrava che il campo Mezzosangue venisse distrutto da dei nemici di Apollo ancora quando nei tempi dei Romani, ma invece compare all'improvviso Percy Jackson che salva il campo e fa fallire una missione principale ai nemici. Beh, spero di esservi stato utile.
Alla prossima.